Ciao Matteo, ho il laghetto e lo stagno pieno di larve di zanzara. Cosa devo fare? Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many. Ciao e ben ritrovati su Aquaplants Farmer, io sono Matteo e oggi parliamo di gambusi. Spesso la mania dei mini pond sta dilagando e appunto spesso e volentieri è facile che i laghetti dove non c'è vita ci entrino a far parte di questo ecosistema le zanzare, perché come sappiamo le zanzare si riproducono, la femmina della zanzara va a fare depone le uova in acque stagnanti e spesso i nostri mini pond, i nostri mini laghetti lo diventano. Cosa fare quindi per debellare le zanzare dei nostri mini pond? Esistono diverse metodologie. Una vede l'uso di una pastiglia da sciogliere in acqua, ma va anche a intaccare un po' la flora dell'ecosistema, non trascurando il fatto che se avete lumachino o altre cose le ammazzate. La cosa più semplice è decidere di adottare dei piccoli pesci d'acqua fredda, che potrebbero essere Medaka. Abbiamo visto più video sul nostro canale, abbiamo visto video di allevamento e quant'altro. Un altro pesce molto molto invasivo e quindi dobbiamo tenerlo sotto controllo, ma anche molto 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 efficace, sono le gambusi. Questo è un pesce da pozza praticamente, hanno bisogno di pochi litri d'acqua per sopravvivere e il loro problema è che si riproducono molto facilmente. Il mio consiglio è quello quindi di, infatti ogni anno è quello che faccio anch'io, prendere solo esemplari o maschi o femmine, perché altrimenti in pochissimo tempo vi ritroverete il laghetto pieno di piccoli pesciolini e non è il caso. Soprattutto attenzione, non liberateli mai in natura perché sono pesci specie invadenti, invasive e quindi andrebbero a intaccare la natura dei nostri piccoli ecosistemi. Però, se volete, se decidete di affrontare il problema larve di zanzara, che è un problema molto importante, soprattutto negli ultimi anni dove la zanzara tigre sta spopolando, l'unico modo per combattere la riproduzione di questi piccoli e fastidiosi esserini è l'inserimento in laghetto di pesci, di antagonisti, e niente e nessuno, fidatevi perché ho provato e sto sperimentando diversi pesci, andate a recuperare i video, li trovate linkati nelle schede sopra o qua sotto, nulla è micidiale contro le larve di zanzare quanto le gambusi. Le gambusi sono veramente ottime predatrici di larve di zanzara e a volte anche di zanzare, perché le zanzare vanno a deporre le uova sul filo dell'acqua e le gambusie le vanno a prendere al volo, l'ho visto più volte, quindi brave gambusie. Ora andremo a inserire in uno dei mini pond attualmente disabitati proprio loro, perché mi sono reso conto, pensavo di no, che in pochissimo tempo si è riempito di larve di zanzare e noi questo non lo vogliamo per noi, ma anche per i nostri vicini. Mi raccomando, non pensiamo solamente noi, ma anche chi ci sta intorno. Quindi va bene i laghetti, va bene i mini pond, ma ragazzi no le zanzare, perché già siamo pieni, ok? Questo per dirvi appunto e per consigliarvi di pensare di inserire questi piccoli pesciolini. Sono piccoli di piccole dimensioni e come dicevo prima hanno necessità di un litraggio molto basso di acqua e resistono molto agli sbalzi termici. Sopravvivono alle nostre acque del rubinetto molto tranquillamente, ma quello che vi consiglio di fare appunto è scegliere se adottare o solo maschi o solo femmine, perché il rischio è che vi riempirete la vasca a questo punto di gambusie. Un altro consiglio che voglio darvi, se deciderete di avere un mini pond e se volete che i vostri pesci mangino larve di zanzara, è di somministrare poco cibo, perché capite bene che se andate a mettere tanto cibo, i vostri pesci preferiranno il cibo lì bello, fresco, disponibile, piuttosto che andarsi a cacciare le larve di zanzara. Quindi io non do quasi da mangiare nulla ai miei pesci, solo all'allevamento do qualcosina di più, ma tendenzialmente do poco e nulla, in modo tale che loro siano stimolati nel loro istinto predatorio, quindi nel loro istinto di andare a cacciare le larve di zanzara. Io con questo mini video sull'introduzione delle gambusie ho concluso. Se voleste un approfondimento, fatemelo sapere qua nei commenti e ne parlerò sicuramente meglio. Era solo una piccola chicca, una pillola, come le chiamo io. Spero che vi sia piaciuto questo video, lasciate un like di incoraggiamento, iscrivetevi qua su YouTube se non l'avete fatto e seguitemi su Instagram perché è proprio lì che pubblicherò aggiornamenti. D'accordo? Noi ci vediamo a un prossimo canale. A un prossimo video, scusate.
Da Matteo, Aqua Plants Farmer, al prossimo video. Ciao! From far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.